Francesco, con me oggi c'è Micaela Conserva, benvenuta. Buonasera. Micaela è un'appassionata di cucina, oggi la puntata è dedicata proprio a questo e ad una nuova collaborazione, ma non solo appassionata di cucina, è anche l'artefice, la fondatrice di un blog prima, poi una pagina YouTube, un canale YouTube, una pagina Facebook che si chiama Prima del caffè, soddisfazioni in cucina. Allora, Micaela, raccontaci un po' di te. Sei sempre stata appassionata di cucina? Da dove è nata questa passione? Come sei arrivata a pensare di fare questo? Dunque, io ho iniziato a cucinare soltanto dopo essermi sposata. Prima non lo facevo, lavoravo, avevo la mamma che faceva la casalinga, quindi pensava tutto a lei. Però una volta sposata, appunto, ho iniziato a cucinare, ho imparato tutto quanto lì e con mio piacere e sorpresa, insomma, mi sono accorta che stare davanti ai fornelli comunque era piacevole, non mi pesava. Era una cosa che facevo volentieri. Ci stai dando un'ottima notizia perché vuol dire che c'è Si può speranza fare, anche, sì, c'è speranza anche per per chi non l'ha tutti. mai fatto. Quindi una vita, diciamo, completamente distaccata dalla materia fornelli fino a quando, ti sei sposata, hai iniziato ad averci a che fare. Che cos'è che ti ha appassionato di più della cucina? Ma dunque, inizialmente io facevo ricette salate, quello che sono i primi, quello che sono i secondi, quello che si fa insomma normalmente in famiglia. Per quanto riguarda i dolci, quelle semplici cose che fanno tutti, il plum cake per la colazione, la crostata o la ciambella. Quello che serve insomma per la sopravvivenza della Esatto. famiglia, perché si è sposata, poi ha avuto due figli, quindi insomma la famiglia cresceva ed era necessario mettere a tavola quello che serviva. Però a un certo punto in te è sorta questa idea di creare prima un blog. Da quanti anni hai aperto il blog? Allora, il blog era il 2013, quindi sono 6 anni. Allora, hai creato questo blog e ti è nata l'idea di condividere, cioè di condividere le tue ricette, di aprire una finestra sul mondo e di far vedere quello che riuscivi a realizzare. Sì, Com'è esatto. successo? Questo è successo grazie a mio marito, è stata una sua intuizione, una sua idea, una sua spinta nei miei confronti. Poiché io mi ero ritrovata ad aver dovuto abbandonare il lavoro per problemi di salute e quindi mi sono ritrovata a stare in casa, a fare la casalinga e allo stesso tempo ad avere un'entrata in meno in casa, di fatto mancava il mio stipendio. E quindi stando più dentro casa e avendo più esigenze economiche, ho iniziato a farmi da sola quei dolcetti magari che prima andavo a comprare, quei dolci un po' più elaborati, come potrebbero essere i pasticcini della domenica o il cornetto alla colazione o piuttosto che le torte di compleanno dei figli. E in questo modo, facendo questi dolci per questo motivo, ho scoperto che mi piaceva tantissimo, soprattutto mi piaceva decorarli. Quindi ti trovavi a tuo agio tra i fornelli, ma non solo, eri già uno step successivo, cioè eri anche capace di creare quelle piccole decorazioni che poi in effetti non a tutti riesce granché bene. Quindi apri il tuo blog, com'era Quindi strutturato? apro il Com'è blog, sì, perché strutturato? appunto dicevo Maurizio mi ha spinto a farlo per stimolarmi un pochino dal momento che stavo in casa, ecco, per tenermi un po' attiva, anche perché vedeva che le cose riuscivano bene, quindi mi ha dato questa spinta, insomma, a condividerlo con gli altri, a metterlo sul web. Su questo blog, quindi hai iniziato a condividere le ricette, le foto, insomma, del prodotto finito e sei passato a uno step successivo, perché comunque voi vedete, Michela è un po' timida, ma in realtà, insomma, lei ha fatto dei passi da gigante in questo campo, perché dal blog, dal semplice blog, sei passata al canale YouTube, un canale con quasi 49.000 follower e 7.700.000 visualizzazioni, quindi non più la semplice diario, diciamo, delle ricette di casa, ma siamo passati a un canale con dei video. Come è avvenuto questo passaggio? Non sarà stato sicuramente facilissimo. No, infatti, dopo 2 anni di blog, ho
ho deciso di aprire questo canale YouTube appunto perché io nel riuscire a fare le mie torte di compleanno, come dicevo prima, tra le varie fonti di informazioni guardavo spesso video su YouTube e quindi mi sono detta, ma perché non farli anch'io? Così oltre al blog posso dare un incentivo in più, un supporto in più a chi mi segue, perché poi vedendo un video comunque rimane più piacevole e anche più semplice, no? Si capisce meglio il processo. Diciamo che il tuo fine ultimo è quello di comunicare come ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi, io ve lo spiego in maniera molto semplice. Sì, esatto, esattamente. Quindi dai dolci che vediamo alle tue spalle, prima ti inquadravo, posso mandarli in onda nella tua pagina, siamo piene di ricette nella tua pagina Facebook che ha 140.000 like. Ci sono tantissime ricette, ovviamente ricette dolci, ricette salate, dirò cose che realizzi totalmente in casa. Ecco, Sì, in casa nella mia cucina. allora io colgo l'occasione, prima di parlarvi della nascente collaborazione fra Micaela ed ETV, vi lascio proprio ad una di queste ricette, che è la cheesecake con fragole. Eccola qui. Sembra veramente molto facile. È così facile fare anche realizzare anche questi video? Un po' meno, sono molto impegnativi. Sono molto Riesci, impegnativi. Io quanti poi video riesci a realizzare? riesco a farne una settimana perché faccio tutto da sola. Mi giro la ricetta, trasformo la cucina in uno studio, mi faccio la ricetta e poi passo al montaggio, che richiede insomma abbastanza tempo, tutti i vari tagli, eccetera, eccetera, quindi impegnativo una settimana, considerato tutti gli altri impegni che ci sono nel
durante la giornata? Impegni con la famiglia, un marito e due figli a cui preparare da mangiare realmente, non solo per le ricette, ma loro dopo approfittano anche di tutto quello che prepari? Sì, sì, gradiscono. Gradiscono abbastanza. Vorremmo essere tutti, vorremmo essere tutti figli di Micaela quando vediamo queste creazioni. Allora, in ultima istanza voglio chiederti come mai hai deciso di chiamare il tuo blog prima, quel canale YouTube, prima del caffè Soddisfazione in Cucina? Allora, ho dato questo nome poiché quando ho iniziato per hobby e non con uno scopo preciso, insomma con una meta, e per cui la cosa è partita un po' così in punta di piedi e non avevo ben definito che cosa poi avrei proposto da lì in futuro. Quindi ho scelto prima del caffè Soddisfazione in Cucina perché comunque era un nome che poteva contenere tutto, insomma, dall'antipasto al dolce, tutto quanto. Mi sembrava una cosa che poteva essere completa, insomma. Ed effettivamente rende l'idea che possiamo pensare a tutto ciò che viene prima del caffè ed è compreso effettivamente tutto il pasto. Oggi siamo qui per lanciare una collaborazione fra Micaela Conserva ed ETV Marche, proprio per mandare in onda questi video. Verranno mandati in onda sulla nostra emittente tutti i giorni alle 13.30 e alle 18.50. Poi ovviamente anche noi useremo i nostri canali Facebook, YouTube e il sito internet per mandare le tue ricette. Sei emozionata anche di questo approdo in TV? Sì, sicuramente, anche perché è un risvolto che non avevo previsto, insomma, quando ho iniziato. Ecco, allora Micaela, qui mi lanci proprio l'assist. Ti voglio chiedere, hai dei sogni per il futuro? Allora, per il momento voglio rimanere concentrata sulle mie video ricette per dare seguito a chi con affetto mi segue e quindi voglio, ecco, perfezionarmi in questo. Perfetto, quindi hai le idee chiarissime e noi siamo contenti di averti come nostra ospite all'interno del nostro palinsesto. Ti facciamo l'in bocca al lupo, ovviamente, e speriamo, insomma, che vada tutto per il meglio e che le tue ricette ovviamente piacciono anche ai nostri telespettatori come sono piaciute a noi di TV Marche. Io ti ringrazio per essere stata con me oggi, ti saluto e ti faccio l'in bocca al lupo nuovamente. Grazie a te. E io vi do appuntamento alla prossima puntata di Buonasera TV. Arrivederci.